È la prima volta nella storia di questo paese che chi è in Parlamento, la maggioranza che governa, ha scelto di rappresentare unicamente gli interessi di una parte, cioè la Confindustria. E sei di fronte al fatto che il primo governo, perché Berlusconi, nessuno ha fatto questa cosa, rifiuta di confrontarsi e di fare accordi col sindacato. È una cosa mai successa. E un Parlamento eletto con una legge incostituzionale. Su questo punto non c'è alcun dubbio. E Renzi sta facendo. Vorrei far notare, Renzi, da chi è stato eletto? Per fare il Presidente del Consiglio e per fare questi provvedimenti. Chi l'ha mai eletto? Chi ha mai chiesto il mandato? Lui ha raccontato che dava... È stato nominato dal Presidente della Repubblica. Benissimo, ma non ha mai votato per cancellare lo Statuto dei Lavoratori. Lo Statuto dei Lavoratori è l'applicazione della Costituzione. Sì, ma il popolo italiano non l'ha votato, non era quello il programma. Nessuno ha discusso di quel programma. E oggi, con la fiducia, stanno impedendo... Costituzionalmente è corretto, vorrei dire. Io quello che le sto dicendo è un'altra cosa. Le sto dicendo che c'è un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, un Presidente del Consiglio che non è stato eletto, che sta cancellando lo Statuto dei Lavoratori, che è l'applicazione della Costituzione, senza permettere ai lavoratori di dire quello che pensano, perché mette la fiducia sul Parlamento. È a rischio la tenuta democratica di questo Paese. Di fronte a questo io dico che il sindacato ha un quadro nuovo con cui agire e non è sufficiente la contrattazione classica, ha bisogno di costruire anche una coalizione sociale più larga che rappresenti il lavoro ma anche tutte le associazioni che oggi sono escluse per riaffermare un'idea di democrazia dal basso.